Il pallone che pesa come un macigno, la freddezza dagli 11 metri, la rete che regala tre punti al Barletta oltre il recupero. E Matteo Di Piazza a segnare il gol decisivo contro la Polisportiva Santa Maria Cilento con tanto di esultanza polemica. 2-1 il finale di un potilli in festa, gremito di tifosi per la prima casalinga dei biancorossi dopo l'esordio con sconfitta di Pagani. Si avviva una reazione ed è arrivata dagli uomini di Ciro Ginestra che soffrono non poco. Al cospetto dei campani, il tecnico biancorosso ne cambia 5 rispetto Rispetto alla prima di campionato, Caputo in campo al posto di di piazza, panchina per Milella, Lacassia e Venanzio, titolari a Pagani. Confermato il 3-5-2, stesso modulo scelto da Ferullo per i Campani. La prima occasione del Cilento, al quarto, Colibali trova un varco in aria e calcia, Sapri chiamato subito al salvataggio. La risposta del Barletta porta al vantaggio, dodicesimo, punizione di Marconato, Fezza non trattiene Schelotto. È il più lesto di tutti, 1-0, gol del capitano, il primo della stagione, l'uomo simbolo del nuovo Barletta che fa esultare il Puttigli Biancorossi che al 24esimo potrebbero anche raddoppiare ma Caputo servito in aria da Schelotto calcia debolmente dall'altra parte Persano trova lo spazio per la conclusione, nessun problema per Sapri, alla mezz'ora calcio di punizione dal limite per il Barletta calcia Caputo, Fezza è reattivo al 35esimo, pericolo in area Biancorossa con il cross di Ferrigno che non trova i compagni, uscita così così per Sapri, al 48esimo in pieno recupero il numero 1 del Barletta si supera sul colpo di testa di Anzillò su azione da corner, a botta sicura, Sapri è abile a blindare la porta a pochi istanti dall'intervallo. La ripresa si apre con un'altra occasione per il raddoppio del Barletta all'ottavo, ancora sui piedi di Caputo, servito bene da Ngom. L'attaccante, tuttavia, spreca tu per tu con fezza. Al tredicesimo la risposta del Cilento con Anzillotta, nulla di fatto. Al ventitresimo Ginestra mette dentro di piazza per Ngom, cambio che si rivelerà decisivo. Al venticinquesimo punizione per i Campani, Maio manda a... Alto. Al 27 si scaldano gli animi tra le panchine in seguito ad un fallo subito da Schelotto. Scene che si chiudono con un gesto di fair play tra i due allenatori. Alla mezz'ora il Santa Maria Cilento trova il pari. Punizione di Maio. Pallone in aria. Gassama arriva sulla sfera e sigla l'1-1 a uno che gele il Puttilli partita di nuovo in equilibrio il Barletta non riesce a trovare spazi per rispondere ma al 38esimo ci prova De Marino con un colpo di testa all'indietro fuori misura al 41esimo occasionissima per i biancorossi punizione di Marconato che trova la testa di Schialotto Fezza è strepitoso nella deviazione match che sembra destinato al pareggio ma il 51esimo di Piazza viene atterrato in aria da Fezza calcio di rigore per il Barletta e cartellino rosso per l'estremo difensore di Piazza si prende il pallone. Il Cilento fa entrare il portiere di riserva a Guerra. La sfida dagli 11 metri la vince l'attaccante biancorosso, portiere spiazzato ed esultanza forte, polemica che certamente non passerà inosservata. Triplice fischio e vittoria per il Barletta che trova i primi tre punti davanti al proprio pubblico con sofferenza, ma resta un successo pesante per il morale e la classifica. Nel prossimo turno i ragazzi di Ginestra saranno ancora di scena al Putilli contro il Gallipoli, seconda sconfitta consecutiva per il Cilento che proverà a cercare la prima gioia stagionale tra le mura amiche contro Bitonto.